la nostra comunità. In questo momento mi sono arrivati l'esito dei tamponi effettuati ai dipendenti e ai ricoverati della struttura di Chiaravalle e la Domus Aurea. Vi comunico che due operatori della nostra comunità sono risultati positivi. Uno vive a Valle Fiorita, l'altro è domiciliato in un comune limitrofo al nostro. Per quanto riguarda i pazienti, in questo momento la struttura sta provvedendo ad informare le famiglie sull'esito dei tamponi. Vi informo anche che in questo momento sto ricevendo l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale al numero 19, dove prevede misure più restrittive per la nostra comunità, insieme ad altri comuni come Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi e Torre Ruggero. Queste ulteriori cose da seguire vi informeremo da qui a poco sul sito del nostro comune. Faccio un appello ancora a tutti quanti voi, ci aspettano ancora giorni di sacrificio. Mi rivolgo a tutti chiedendo collaborazione, ringrazio tutti quelli che stanno collaborando nelle varie forme e sicuramente dopo questa brutta esperienza ne usciremo tutti più uniti e più solidali.